generale dei gruppi bipoli lineari statici, poi nel corso della lezione restringeremo il nostro interesse su una sottocategoria specifica. In particolare, i gruppi bipoli lineari statici sono dei gruppi bipoli, come sappiamo, possono essere schematizzati con due coppie di morsetti che emergono da una superficie chiusa, no? Abbiamo visto la volta scorsa. Dicevo, doppi bipoli, al cui interno, quindi qui dentro, ci sono tutti quegli oggetti che abbiamo classificati come lineari statici nelle lezioni precedenti, ovvero tutti gli oggetti la cui caratteristica può essere in generale messa nella forma matrice per il vettore delle correnti più matrice per il vettore delle tensioni uguale a un certo termine noto. Quindi qui dentro ci sono tutti oggetti rappresentati da questo tipo di caratteristiche. Quindi possono essere, tanto per essere più specifici, resistori lineari, generatori ideali di tensione, generatori ideali di corrente, trasformatori, generatori pilotati, tutte le cose che abbiamo visto fino ad ora abbiamo classificato in quei termini. D'accordo? Bene. Definiamo tensione e corrente, come al solito. V1, T2, T2. Quello che possiamo fare è enunciare, non lo dimostreremo, si può fare senza particolari difficoltà, enunciare, diciamo così, l'equivalente a una parola che è meglio non pronunciare a vanvera in teoria di circuiti, perché sappiamo che non ha un significato ben preciso, un teorema che è, diciamo così, l'estensione ai doppi bipoli del teorema di Thevenin. Allora, vi ricordate il teorema di Thevenin cosa dice? Dice che se io ho un bipolo lineare statico, quindi fatto da quel tipo di oggetti che conosciamo, esso può essere rappresentato come un generatore reale di tensione, no? Con quella caratteristica che abbiamo visto la volta scorsa. Ebbene, per questi doppi bipoli lineari statici vale un ragionamento simile, ovvero è possibile dimostrare, con ragionamenti molto simili a quelli fatti nel teorema di Thevenin, che per questo oggetto qui è possibile dare questa rappresentazione equivalente. Faccio il parallelo col teorema di Thevenin per farvi apprezzare il collegamento. Ve lo scrivo prima, quello che già dovreste ricordare. Ovvero, dato il bipolo lineare statico, ricordate, dato il bipolo lineare statico qui, il teorema di Thevenin afferma che di esso è possibile dare questa caratteristica e si potrebbe dare con un generatore reale di tensione, no, quello che abbiamo visto la volta scorsa. Vedete, qui stiamo facendo una cosa assolutamente analoga, salvo il fatto, non trascurabile, che stiamo considerando due tensioni e due correnti. Ma vedete, c'è perfetta analogia, così come c'è perfetta analogia su come noi definiamo i parametri R1,1, R1,2, VQ1 e così via definiti là. In particolare, noi definiremo VQ1 a che cosa è uguale? Come la tensione di con 1 quando di con 1 è pari a 0, di con 2 è pari a 0. Vedete? Cioè la tensione che si manifesta a questi morsetti quando io lascio aperte le due porte. Analogo discorso
DQ. Sarebbe V2 quando U1 è pari a 0, V2 è pari a 0. No? Così come la tensione equivalente del teorema di Thevenin è la tensione a vuoto fra i morsetti, così analogamente qui abbiamo queste, diciamo, due tensioni a vuoto, DQ1 e DQ2, che definiamo in questo modo. D'accordo? Analogamente noi abbiamo R1, a che cosa uguale? A V1 su I1 quando I2 è pari a 0 e anche VQ1 è pari a 0. Che cosa cioè sto dicendo? Sto dicendo che io spengo VQ, è così analogo veramente per le altre, adesso le facciamo chiaramente, facciamo qualche caso. Che io che cosa faccio? Impongo VQ1 pari a 0, il che vuol dire rendere passivo questo doppio bipolo, cioè spegnere tutti i generatori che ci sono dentro, così come facevo nel teorema di Thevenin, uguale, e calcolare il rapporto, in questo caso tra V1 e I1, mantenendo I2 pari a 0. Analogo discorso, R12 sarà pari a V1 su I2 quando I1 è pari a 0 e VQ1 pari a 0, e così via gli altri. Anzi, vi fate scrivere, le definizioni sono evidenti, no? Se vogliamo sottolineare ancora di più l'analogia con Thevenin, io posso mettere questa espressione in forma matriciale e scrivere V, vettore di V1 e V2, quindi metti un unico vettore V1 e V2, uguale una matrice che chiamo R, al cui interno ci sono questi valori R1, R1, eccetera, per il vettore I delle correnti, I1 e I2 messi in fila, più il vettore V e Q, fatto delle due componenti V e Q1 e V e Q2. Questo, vedete, è, diciamo, l'espressione matriciale dello stesso sistema di equazioni. E vedete, in questo caso osserviamo una perfetta equivalenza con quello che abbiamo scritto per il teorema di Thevenin. Quindi a livello matriciale, in un 2x2, possiamo fare questo stesso ragionamento. Ripeto, questo è un teorema, che si chiama teorema di rappresentazione dei doppi bipoli, che si può dimostrare in maniera perfettamente analoga a Thevenin. Quindi anche qui collegheremo alle due porte dei generatori di corrente, valuteremo la tensione usando la sovrapposizione degli effetti. Lo stesso ragionamento di Thevenin. Ovviamente facendo come ipotesi che il circuito a cui applichiamo la sovrapposizione degli effetti abbia ammette un'unica soluzione. La stessa procedura logica di Thevenin. Quindi non mi dilungo su questo. Chi vuole si può cimentare facilmente con questa dimostrazione. Bene. A questo punto possiamo procedere per analogia anche per quanto riguarda Norton, no? E dire che, a patto di soddisfare le opportune condizioni di esistenza e unicità della soluzione, noi potremmo anche scrivere I come una certa matrice G di conduttanze, questa volta, per V, più I e Q. Dove I e Q saranno fatto di due componenti, perché qui stiamo parlando di un doppio bipolo, quindi ci sono due componenti da considerare. I e Q saranno le correnti di cortocircuito, quindi le correnti che fluiscono alle due porte quando io collego ai morsetti le due porte un cortocircuito. Analogo di Norton, no, la corrente di cortocircuito è la stessa. E la matrice G è definita, per esempio, G11 sarà definita come I1 su V1 quando V2 è pari a 0 e IEQ è pari a 0. No. È analogo a prima, insomma, non mi dico, è la stessa cosa. E così gli altri elementi della matrice G. D'accordo? Chiaro? Quindi posso procedere per analogia. Quello che posso fare nei doppi bipoli, che non potevo fare nel caso del bipolo, è, diciamo così, mischiare le carte. In altri termini, io prima ho espresso le tensioni in funzione delle correnti e ho avuto l'equivalente di Thevenin, poi ho espresso le correnti in funzione delle tensioni e ho l'equivalente di Norton, ma io posso in realtà mischiare tensioni e correnti e dire esprimo I1 B2
in funzione di una certa matrice per le due rimanenti grandezze, per esempio di 1 in questo caso, più dei termini noti. Questo lo chiamo meno 0 e questo lo chiamo meno 0. Ok? Questa matrice la indico così con H, quindi avrò, che ne so, un vettore X di un comine fatto da una tensione, da una corrente e una tensione, uguale una certa matrice H per un altro vettore Y che sono le rimanenti grandezze circuitale, più un vettore X con Z, dove le definizioni sono le stesse di prima, in particolare H1,1 è uguale a I con 1 su V con 1 quando I con 2 è pari a 0 e quando, diciamo così, le grandezze X con 0 sono pari a 0, scrivo così, c'è il ok? State seguendo tutti quanti, ragazzi? O c'è qualcuno che è rimasto in giro? Posso andare avanti? Analogo discorso, H1,2 sarà pari a I con 1 su I con 2 quando I con 1 è pari a 0 e quando X con 0 è uguale a 0, cioè questo termine non c'è. Ok? E così chiaramente posso anche scambiare, mettere qui V1, V2 e qua I1 e V2. Quindi per un doppio bipolo ho delle possibilità che non avevo nel caso del bipolo semplice, diciamo così, ovvero quello di mischiare una tensione e una corrente. Chiaro? Che cosa ne consegue? Beh, nel primo caso che abbiamo analizzato, tutti questi termini della matrice R, R1,1 e R1,2, erano tutti, vedete, rapporti tra una tensione e una corrente, quindi hanno dimensioni di ohm, una resistenza, no? Infatti l'ho chiamata matrice delle resistenze, non a caso. Tutti i termini hanno la stessa dimensione che ohm. Analogamente, se io prendo la matrice G, che ho definito qui, tutti gli elementi, siamo solo questo, ma gli altri sono banalmente simili, sono dei rapporti tra una corrente e una tensione e quindi sono dimensionalmente omogenei con una conduttanza, uno su ohm con le unità fisiche, e quindi non a caso si chiama matrice delle conduttanze. Questa matrice H invece al suo interno ha degli elementi che sono fisicamente tra di loro disomogenei, perché vedete H11, vedete, è il rapporto che c'è tra una corrente e una tensione, quindi è dimensionalmente una conduttanza ohm a meno 1. H12 è un rapporto tra due correnti, quindi è un numero puro. Così anche H21, potete vedere immediatamente, è il rapporto fra due tensioni e quindi è un numero puro anch'esso. H22 è invece il rapporto fra una tensione e una corrente e quindi è dimensionalmente una resistenza, si misura in ohm. Quindi la matrice H, ripeto, contiene al suo interno dei termini fisicamente tra di loro disomogenei. Questo è uno dei motivi per il quale si chiama matrice ibrida, perché appunto ci ricorda il fatto che non, è, non ha sempre la stessa dimensione al suo interno dal punto di vista fisico. Di matrici ibride ne esistono due, se ci pensate. Una lega I1V2 a V1I2 e l'altra lega al contrario, diciamo le altre grandezze, no? Posso fare il ragionamento qua. Esistono anche altre altri tipi di rappresentazione, come per esempio le matrici di trasmissione che legano le grandezze alla porta 2 alle grandezze alla porta 1 e viceversa. Per esempio i 2 V2 uguale questa matrice T di trasmissione per i 1 V1 più un termine noto. Sono matrici di trasmissione perché legano la grandezza a una porta alle grandezze all'altra. Ok? Noi però normalmente useremo solo le matrici R, G e H, H nelle due forme a seconda dei casi. Ok? Però sappiamo, dobbiamo sapere che esistono anche altre possibilità. Va bene. Bene. Questo
questo vale in generale. Poi vedremo nel corso degli esercizi, faremo dei casi in cui faremo i calcoli di queste varie grandezze così definite. Poi materialmente lo faremo, perché poi vedremo, sarà strumentale alla risoluzione di certe tipologie di esercizi. Concentriamoci adesso, se è tutto chiaro e se non avete domande, dubbi, difficoltà, no, concentriamoci sui doppi dipoli, diciamo una sottoinsieme di questi qua che abbiamo analizzato, quindi un sottoinsieme di doppi dipoli anistatici, quindi in particolare fatti solamente da resistori, cioè mi metto qui, suppongo che in questo insieme, diciamo, abbastanza ampio di oggetti che possiamo analizzare, suppongo di considerare soltanto le situazioni in cui qui dentro ci siano solamente resistori lineari, variamente interconnessi tra loro. Quindi avrei potuto metterci anche altra roba lì dentro, come vi ho commentato all'inizio, però suppongo, per semplicità, che ci siano solamente resistori lineari. Questo è un caso molto comune in realtà in pratica, quindi ha senso analizzarlo di per sé. Che cosa accade in questo caso? Allora, per prima cosa osserviamo che se io suppongo che qui dentro ci siano solamente resistori lineari, variamente interconnessi tra di loro, che cosa ne consegue? Ne consegue che le quantità VEQ1 e VEQ2 sono identicamente nulle. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che io dovrei calcolare la tensione qui lasciando aperte queste due porte, ma se qui dentro non ci sono generatori, noi sappiamo che una rete fatta di soli resistori lineari, abbiamo visto come corollario, vi ricordate, il teorema di sovrapposizione, ammette soluzioni identicamente nulle, e quindi in particolare questa tensione, anche questa, è pari a zero. Se volete vederlo in maniera diciamo ancora diversa, immaginate di fare l'equivalente Thevenin di un bipolo fatto di soli resistori. La tensione equivalente, la tensione a vuoto risulta pari a zero, c'è solo la resistenza equivalente, non la considero. Analogamente qui, se ci sono solo resistori, c'è solo la matrice delle resistenze R da considerare. Quindi, per questo caso specifico, queste quantità sono identicamente nulle e rimane da definire, da trovare, adesso lo facciamo subito in un esempio, queste quantità R11, R12, eccetera, che vado qui a dimostrare ricopiando quello che avevo scritto prima. Adesso non devo più specificare VEQ1 pari a 0, perché questo è identicamente 2 nel nostro caso, quindi è sovrapponibile. R12 pari a V1 su 2 quando V1 pari a 0, R21 è pari a V2 su I1 quando I2 è pari a 0, R22 è pari a I2 su I2 quando I1 è pari a 0. D'accordo? Quindi quello che adesso facciamo è fare un caso particolare in cui calcoliamo questi parametri e poi cerchiamo di definire, di desumere, diciamo così, delle proprietà di carattere generale di questa matrice. D'accordo? Quindi questo è il nostro punto. Allora, cancello qui. Allora, facciamo questo esempio. Questo modo, li ho chiamati R, R, D, R, C, non ho specificato i lavori, i valori, li lasciamo simbolico l'esercizio. Questo oggetto, visto alla coppia di morsetti 1'2'2', è un doppio bipolo che rientra nella tipologia vista prima, fatto di soli resistori interconnessi tra loro. Quindi io sto caratterizzando questo oggetto, per permettetemi di portare la scatola, giusto per avere l'analogia col caso precedente. Ok?
voglio calcolare la matrice delle resistenze per questa situazione qua. Ok? Mi seguite allora? Procedo a fare questo caso. Allora, R11, applico la definizione, I1 su I1 quando I2 è pari a 0. I1 su I1 quando I2 è pari a 0. Sto applicando la definizione. Che cosa vuol dire? Ricordiamo cosa facevamo con Thevenin per calcolare la resistenza equivalente. Collegavamo ai morsetti tra cui volevamo l'equivalente un generatore di corrente, valutavamo la tensione e facevamo serie e paralleli quello che dovevamo fare. Vi ricordate? Noi facciamo la stessa cosa. Io prendo il circuito di partenza, collego un generatore di corrente con 1 ai morsetti 1-1, lasciando i morsetti 2-2' aperti. Vedete cosa prescrive questa espressione qua? I2 vale 0. Cioè, faccio questo, ci metto un bel generatore di corrente I1, diciamo I1 cappello, un valore generico qualsiasi, questo è 1-1', poi ho il mio doppio bipolo e poi ho morsetti 2-2' che sono aperti in modo tale che questo I2 cappello sia pari a 0, ok? E questo lo chiamo I1 cappello. RA, RB, RC. Chiaro cosa ho fatto? Quindi, per fare questo calcolo, io devo semplicemente prendere questo circuito e risolverlo e trovare il rapporto che c'è tra I1 cappello e I1 cappello, perché questo circuito concretizza, diciamo così, circuitalmente la condizione di porre corrente nulla alla porta OSB2. Ok? Mi seguite tutti quanti? È chiaro per tutti quello che sto facendo? Sì. Benissimo. Allora, devo risolvere questo esercizio. Allora, aiutatemi voi, forza. Qualcuno ha qualche idea brillante su come procedere? Non si è detto. RB. Bravo. Allora, RB si può togliere, dicevo solo aggiustamento. Perché? È attraversata la corrente nulla perché? Perché non c'è un circuito aperto. Esattamente, perché è in serie ad un circuito aperto, lo vedete? Il fatto di aver lasciato aperti questi morsetti fa sì che R combini tutti in serie con questo circuito aperto e come tale, come sta scritto anche qui esplicitamente, la corrente che attraversa è pari a zero. Quindi, come abbiamo studiato in passato, abbiamo detto che quando abbiamo a che fare con un resistore in serie con un circuito aperto, il suo contributo al circuito è nullo, perché la corrente è zero, la tensione che c'è è zero e quindi è come se non ci fosse, diciamo così. Ok? D'accordo? Benissimo. A questo punto, fatta questa operazione di semplificazione, cosa possiamo fare? Allora? RA deciso in serie. E quindi posso sostituirli con un'unica resistenza di valore pari alla somma, lo scrivo direttamente così, RA più RC. Questo sarà I con 1 cappello e questo sarà I con 1 cappello. Ok? A questo punto quanto vale R11, cioè il rapporto fra I1 cappello e I1 cappello? Evidentemente sarà pari proprio a RA più RC, no, lo vedete da qui, dico uno cappello sarebbe questa corrente qui, quindi su questo resistore tensione e corrente sono proporzionali tramite questo valore di resistenza avendo fatto la giusta convenzione con l'utenza. Quindi ne risulta che questo è semplicemente RA più RC. Ok? Bene. Prima di cancellare questo circuito, su di esso, usando questo circuito che ho appena disegnato alla lavagna, posso fare anche un altro dei calcoli che sta segnato lì, in particolare questo, vedete? R1 è pari a V2 su V1 quando I2 è pari a 0.
il circuito che io ho disegnato in figura è esattamente quello in cui ho imposto tramite un circuito aperto che I2 sia pari a 0. Quindi se io chiamo V2 cappello questa tensione, questa quantità sarà anche pari a V2 cappello per I1, per su I1 cappello. Ok? Mi seguite? È lo stesso ragionamento fatto prima, però guardo un'altra grandezza adesso, di questo stesso circuito, invece di V1 cappello guardo V2 cappello. Benissimo. A quanto è pari questo rapporto? Ve lo sapete dire voi così? Al volo? Guardate il circuito. Partite sempre dalla considerazione del vostro collega che RB è come se non ci fosse, tra virgolette, nel senso che abbiamo prima specificato. Quindi se RB è come se non ci fosse, nel senso che la corrente dell'interesse e la tensione dell'interesse sono pari a zero, la tensione di V2 cappello dove altro si manifesta? Chiaramente qui. Provate, perché la tensione che c'è su questo resistore è 0. Ma allora, se io devo calcolare questa tensione e so che la corrente I1 cappello fluisce anche qui, perché questi sono in serie, l'abbiamo detto prima, a quanto è pari I2 cappello su I1 cappello? Tra I proprio RC. Il rapporto tra V2 cappello e I1 cappello è proprio la resistenza RC. E quindi questo è RC. Ok, chiaro per tutti? Facciamo anche l'altro calcolo adesso, gli altri calcoli, quelli che ritroviamo. Allora, per fare questi calcoli, quelli che rimangono, R22 e R12, dobbiamo imporre che I con 1 sia pari a 0, vedete, stiamo parlando di questi due parametri. Quindi devo considerare un altro circuito in cui alimento questa volta la porta 2 e lascio aperta la porta 1, giusto il contrario. Allora, posso cancellare? Posso cancellare? Ok, cancello. Però qua non ho spazio sufficiente, non devo forza cancellare. Ma se no posso provare a farlo qui, vediamo se riusciamo a farlo qui così da mantenere tutto lì. Allora. Questa seconda porta con un generatore di corrente, lo chiamo i due tilde, ok? Il valore, questo sarà di due tilde, questa è la corrente alla prima porta, la chiamo i con uno tilde, che è identicamente nulla perché lasciamo il circuito aperto, e questo è di uno tilde, la tensione si manifesta ai morsetti 1, 1 primo, mentre questo è il morsetti 2. Ok? Vedete? È lo stesso di prima visto però dalla porta 2, anziché la porta 1. E a questo punto R22, a che cosa è pari? Ah, di 2 su 2 quando I1 è pari a 0, ovvero quello che ho chiamato V2 tilde diviso I2 tilde. V2 tilde diviso I2 tilde. Vi trovate? Sto applicando la definizione, diciamo, vado rapido perché è la stessa cosa abbiamo fatto. Quanto viene questo risultato? Al volo lo sapete dire? Bravo, RC più RB. Questo perché, analogamente a prima, questa volta è R con A a non contare questo circuito perché si trova in serie a un circuito aperto, quindi lo eliminiamo. Queste due sono in serie e quindi il rapporto che c'è fra tensione e corrente è esattamente pari a questa somma. No, lo stesso ragionamento di prima, visto dall'altra. E così analogamente R12, che è pari a sta lì R12 di 1 su 2 quando I1 è pari a 0, è pari a di 1 tilde di
diviso i due fib, okay, in questo secondo circuito che abbiamo rimesso in fib, e il risultato quanto fa? Visto che è in forma, forse RC. RC, il ragionamento è identico a prima. Il ragionamento è identico a prima, quindi non penso ci siamo proprio. Abbiamo quindi fatto il calcolo della matrice R per questo semplice doppio pivot. Ah, per inciso, questa configurazione di doppio bipolo resistivo, cioè fatti solo resistori lineari, si chiama anche schema a T, proprio perché ricordano a T, evidentemente. Quindi lo schema a T è questo, okay. E la sua matrice di resistenza è questa. Allora, cerchiamo di fare delle considerazioni su su quello che abbiamo trovato, per capire quanto generali sono i risultati che abbiamo trovato e quello che possiamo desumere. Allora, la prima cosa che possiamo osservare è che le quantità R11 e R22, che nel caso in esame sono pari a RA più RC e RB più RC, sono quantità intrinsecamente positive, sono la somma di due resistenze. Domanda: questo risultato è vero in generale, cioè qualunque sia il numero di resistori che ci metto qua dentro e comunque i colleghi? Io l'ho visto in un caso molto semplice, ma mi domando, è vero anche in generale? La risposta è sì. Il motivo sta per come abbiamo definito queste cose, cioè guardiamo bene cosa abbiamo fatto. Per fare il R1 abbiamo fatto questa relazione, ovvero abbiamo preso questo circuito e abbiamo calcolato il valore del rapporto fra tensione e corrente, cioè abbiamo visto in pratica il valore della resistenza a questi morsetti di questa rete che già era passiva di suo, no, perché non ci sono generati. Quindi è fisicamente una vera e propria resistenza, ovvero viene fuori dalla combinazione serie, parallelo o quant'altro di varie resistenze che stanno dentro il doppio pivot, e quindi deve per forza venire intrinsecamente positivo, perché appunto è una combinazione tramite serie e paralleli di resistenze che stanno lì dentro, quindi deve per forza venire così. Quindi questa proprietà è vera anche in generale, qualunque sia il doppio pivot, diciamo, qui stiamo facendo sotto insieme i poli fatti da soli resistori. Ok. Qualunque sia il numero di resistori, comunque li interconnettiamo, R11 e R22 saranno sempre maggiori o uguali a 0, perché verranno sempre fuori da combinazioni serie parallele di alcune resistenze. Bene. Nel caso che abbiamo analizzato prima, R12 e R21 sono anch'essi positivi. Vengono varie prove RC, no? Domanda: questa proprietà è vera in generale? La risposta è no questa volta. Il segno di queste quantità non è definito. Possono anche essere minori di 0. È facile fare un controesempio, basta che prendiate il dipolo di prima e scambiate di posto i morsetti 2 e 2', li invertiamo, cioè fate intrecciare i fili, per capirci. Se fate così vi accorgerete immediatamente che, basta fatelo, insomma è molto semplice, banale, vi accorgerete immediatamente che in questo caso R12 e R21 vengono pari a meno RC, perché cambiano le convenzioni e viene fuori questo segno. Quindi il segno dei R12 e R21, cioè dei termini fuori diagonale della matrice R delle resistenze, può essere qualsiasi, il segno può essere qualsiasi, possono essere positivi o negativi, a seconda di come sono definiti gli orientamenti. Quindi su questo non possiamo dire niente. Quello che però vale in generale è questa proprietà che pure riscontriamo nel caso semplice. Se io prendo
per esempio R1-2, ok? Lo stesso vale su R1-2. E faccio il valore assoluto perché abbiamo detto non ha un segno definito. Esso è minore o uguale di R1-1 e anche di R1-2. R2-2 sono minori in modulo di R1-1 e R2-2, ok? Questa proprietà, che nel nostro caso è verificata, perché io in un caso per R1-2 e R2-1 va RC, per R1-1 e R2-2 ho RC più qualche altra cosa, quindi sicuramente sono maggiori. Quindi è vero nel caso in esame, ma è vero in generale. E il motivo è legato al teorema di non amplificazione delle tensioni in questo caso. Perché quando io vado a fare questi calcoli, per esempio qui, quando ho calcolato, ecco, facciamo questo, per esempio R2-1, no? Quando ho fatto il calcolo di R1 ho fatto V2 cappello diviso in 1 cappello, cioè mi sono messo qua, ho preso V2 cappello diviso in 1 cappello. Allora, in questa situazione io ho un bipolo attivo e poi bipoli strettamente passivi, il caso in cui si applica il teorema di non amplificazione, che mi garantisce che la tensione su qualsiasi bipolo passivo, tipo questa, è sempre minore della tensione su un bipolo attivo, cioè questa. E quindi, per forza, V1 cappello è maggiore di V2 cappello, me lo dice il teorema di non amplificazione delle tensioni, e quindi R1-1 è maggiore di R2-1, a parte il segno che non è. Chiaro? Ho fatto anche la dimostrazione gratis, diciamo così, al passato. Però è semplice, lo potete vedere sul libro in maniera un po' più sistemata, il concetto è esattamente questo. Ok? Ultima proprietà. Ultima proprietà. È che i valori R1-2 e R2-1 sono tra di loro uguali, vedete, sono uguali a RC nel caso in esame. Anche questa proprietà è vera in generale. Esiste un teorema, lo dimostriamo dopo la pausa però, perché adesso in 10 minuti non sono sicurissimo di farcelo, quindi magari lo facciamo dopo la pausa. Esiste un teorema, si chiama teorema di reciprocità, che ci garantisce che per doppi bipoli fatti di soli resistori vale sempre questa uguaglianza dei termini fuori diagonale. Quindi la matrice delle resistenze è una matrice simmetrica, volendo usare la terminologia dell'algebra, non lo conosciamo. Questo lo dimostriamo fra qualche minuto. Adesso impiegherei questi 10 minuti prima della pausa per fare un altro esercizio e fare il calcolo della matrice R per un'altra configurazione canonica, non questa a T, ma quella che si chiama applicheremo, ok? Quindi 10 minuti giusto per non stare in ozio, facciamo un salto di esercizio. E poi dopo la pausa possiamo. Questo è il doppio bipolo che voglio analizzare. Ok. Questo, l'ho detto, lo ripeto, si chiama schema a pi greco, perché appunto la sua configurazione ricorda la lettera greca pi greco, no? Ah, per inciso, questo è nei fatti il duale della configurazione attiva.
Quindi se voi fate il calcolo della matrice, anzi fatelo, ecco, ve lo lascio un esercizio. Se, quando farete il calcolo della matrice G delle conduttanze di questo schema pi greco, troverete risultati perfettamente analoghi a quelli della matrice R della configurazione T. Provate e vedete. Ok? Comunque noi ci concentriamo sulla matrice delle resistenze, facciamo lo stesso calcolo di prima su quest'altra configurazione. Allora, anche qui introduciamo questi due circuiti in cui in un caso lasciamo aperto la porta 2, nell'altro la porta 1. Allora, facciamo aprire il primo. Questo è il primo cappello, questo è R a P, R a C, R a C, questo è B2 cappello e questo è B2 cappello pari a 0. Ok? Quindi, come vedete, sto applicando lo stesso ragionamento a quest'altra configurazione. Allora, quindi devo fare questi due calcoli qua. Allora, come facciamo R11? Allora, dobbiamo fare il rapporto fra questa tensione e questa tensione. Allora, qui che cosa possiamo dire? Tra serie parallele cosa vediamo? RBC, scusa, è scritto male, ma RBC. Allora, diceva? Serie RAB RBC. Esatto. Parallelo corrente C. Perfetto, allora, questa corrente è 0, quindi questi due sono collegati in serie, quindi li posso unificare in unica resistenza per fare la somma, e il tutto è parallelo con RC. Quindi alla fin fine io avrò, vabbè, lo scrivo qua direttamente. Vabbè, magari faccio una. Questo è RAB più RBC e questo è RAC. Vedete? Questo è il primo cappello e questo è il primo cappello. Ok? Ho messo insieme. E quindi poi questo è il parallelo. Quindi quando faccio il parallelo avrò RAC che moltiplica RAB più RBC che moltiplica RAC più RAB più RBC. Quando faccio il parallelo in queste due, trovate? E quindi il risultato qui è, sviluppando il prodotto, RAC per RAB più RAC per RBC diviso la somma RAC più RBC più RB. Trovate? Benissimo. Allora, adesso devo trovare il V2 cappello per trovare R21. Sto facendo lo stesso calcolo di prima, quindi adesso devo fare il calcolo di V2 cappello. Allora, poiché sono in questa situazione in cui queste due resistenze, abbiamo detto, sono collegate in serie, V2 cappello, lo scrivo qua, e pago, lo scrivo poi magari lo commentiamo, a di uno cappello diviso
Ok? Che cosa ho fatto? Ho detto, poiché queste due sono in serie, queste due resistenze, come abbiamo commentato prima, posso ad esse applicare il partitore di tensione, che si applica appunto al resistore in serie, che mi dice che l'aliquota di tensione che si manifesta su uno dei resistori, questo per esempio, è pari alla tensione complessiva, questa è proprio di uno cappello, per questa frazione qua. Resistenza diviso la somma delle resistenze. Partitore di tensione. Mi trovate? Ma adesso, chiaro per tutti questo passaggio, devo ripeterlo, è chiaro. A questo punto, V1 cappello, lo vediamo da qui, si scrive come I1 per questa resistenza complessiva. Vedete? Quindi scriverò, questo lo riscrivo da qua, RBC diviso RB più RBC. Per, al posto di V1, ci metto la corrente di 1 cappello, per questa resistenza complessiva qua. Lo vedete? Chiaro come ho fatto? Al posto di V1 ci ho messo corrente di 1 cappello, che sarebbe questa qui, per questa resistenza. Ok? Che l'avevo calcolata prima, l'avevo scritta da qua. Vado a semplificare un po' di cose. Alla fine R21 viene fuori, quasi posso semplificare questa somma o questa somma qui, quindi niente. RBC per RAC diviso la somma RAC più RBC più RAC più RAC. Se io facessi adesso il calcolo di queste altre due grandezze usando il circuito, quello in cui alimento la porta 2 e apro la porta 1, ve lo fate voi per l'esercizio, i calcoli sono molto simili, troverete R12 che è uguale a R21, questa proprietà d'altra parte in generale la dimostriamo dopo la pausa, R22 invece come risultato abbiamo RBC per RAB più RBC per RAC diviso la solita somma RAC più RBC più RAB. Questo è uguale, abbiamo detto la stessa cosa. Va bene, allora adesso direi facciamo la pausa e poi tra 10